Filippo D'Albero. E non potevo fare il video con la lavagnetta perché quando trovo uno che ce l'ho lavagnetta più grande, quello con la lavagnetta più piccola ce l'ho ora. Tengo la birra, così faccio finta che. Ok? Felicissimo Filippo di aver trovato finalmente qualcuno che, se non ho capito male, la pensa al mio stesso modo, dopo aver combattuto a destra e a sinistra su sta monofrequenza. Chiaramente si parla di monofrequenza perché si parla di natural, cosa che non viene recepita bene su questo canale. Tu sei un pelino più tecnico, nel senso che poi io mi ci perdo, tu ti perdi, preferisco pensare che mi ci sto perdendo io. Tensione muscolare, range e tutto il resto, che poi alcune cose che sono assolutamente vere non trovano riscontro quando poi le applichi. E qua quello che dico io, vedi che faccio anch'io il figo con la penna perché ce l'avevi tu, però per la delusione di non aver potuto usare la lavagnetta, perché il range di movimento, se si fa un range di movimento completamente e se si segue tutta la lunghezza, poi si finisce a cadere nel discorso del mi freghi il pezzo prima e mi freghi il pezzo dopo. Ci giochiamo la tensione continua. Per il resto, cedimento muscolare e monofrequenza vanno insieme, fanno la quadriconvergenza dei Ghostbusters di Ivo Shandor. Dai, adesso parliamo seriamente. Tutto quello che dici è perfetto, secondo me. Quando poi si comincia ad arrivare nel discorso di tempistica, è lì che si va, diciamo, a creare problemi. Non tu, in generale si creano problemi perché una persona che vuole allenarsi. Allora, partiamo dal presupposto che una persona che si allena, per cui un ragazzo che vuole spaccare il culo ai pasteri, questo è il discorso, perché io sto allenando anche persone, magari qualcuno non lo faccio vedere. Non faccio metodo paniccia, metodo chite stramurto. Due ragazzi che sono su internet, che mi sono tirato sulla mano e ho detto: proviamo questa monofrequenza su di voi. E hanno avuto i risultati che hanno avuto. E non sono piccoli, 46, 47 anni. Per cui il discorso che fai tu sul fatto che col tempo e la persona che diventa più grande, poi le selle landing non sono più abbastanza, ma ce ne vogliono molto di più. Sì, lì, ok, ma deve essere bello avanti con l'età. Adesso noi ci stiamo occupando bene o male di dare alla nuova generazione un bel calcio nel culo, nel senso buono, nel senso di dare l'infarinatura che stanno togliendo questi ragazzi con integratori, merdate e qualsiasi cosa che finisce con one. Adesso c'è la nuova tendenza, il turchesterone, che qualcuno vuole anche provare. Chissà come cazzo farà a provarlo, solo lui lo sa. Sono contento di aver trovato qualcuno che ti ho detto, mi sembra di aver capito che la pensa nel modo mio. Tra l'altro mi sembri, no, mi sembri, posso darti tranquillamente del natural? Nonostante sei abbastanza, non sei piccolino, ma posso darti del natural dalla mia esperienza. Stavo dicendo, con le tempistiche arrivano i problemi. Ricordati anche una cosa fondamentale, se posso permettermi di dirti due cazzate, no? Giusto perché le ho provate tutte, e le ho provate, non so se mi conosci, magari sai, mi hai visto già di nome, così ti sei spaventato, porca puttana, mi rompere i coglioni a me. No, perché? E che sono tutti degli stronzi. E il discorso è: se si rovina questa monofrequenza spalmandola come fosse la Nutella sul pane o sulla banana split, dopo diventa un servizio che non serve a un cazzo. Cioè, nel senso, capisco la persona che non ha 3 giorni, non ha la monofrequenza. Il bodybuilding è fatto per qualcheduno che ha tempo libero, motivazione, perché una persona che dice ho solo 3 giorni, in realtà non è vero, perché
non è, se riesci a farne 3, riesci a farne 4. Questo è il fondamentale. Altrimenti che cosa fai? Il giorno libero, la domenica, quando ti vuoi fare tu, piuttosto prendi e fai qualche cosa. Cioè, voglio dire, se uno vuole, può. Se però uno ha deciso che sono 3 giorni, perché quando una persona dice sono 3 giorni, è perché l'ha deciso. Non è che è venuto giù il medico o il dottore gliel'ha detto, perché ci sono tante gente che segue con progressi e tutto il resto, che hanno risultati, nonostante lavorino e si allenino nei box, home gym, per cui anche attrezzature neanche del tutto adeguate. Ok. Per cui il lavoro, come mi pare di aver capito che l'hai capito tu, funziona 100% quando è integro. Io per monofrequenza intendo petto, come monofrequenza, io la intendo, la monofrequenza io la intendo anche così: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, un gruppo muscolare al giorno, ma lì lo fai chiaramente il culturista che non ha un cazzo da fare. Di solito bello pieno, che può fare 30-40 serie a gruppo muscolare. Qualcuno, se si trova in quel distretto di doversi allenare, oggi ci voglio di fare petto, sono libero, me la sbrigo in poco tempo, sul cervello non carico tanto perché lo stress, devi cercare qua, qua se questo qua ha detto di no, e no, questo è per esperienza personale, perché ok, anche tu cerchi gli studi di che, però gli studi di che possono essere validi fino a quando si ha la prima cosa scientifica, le prime 3 cose che hai detto, le prime due, te, tre triadi sono cose scientifiche immutabili e non ce n'è, che spiegano il perché si muove il muscolo. Il resto che l'ha detto lui, che non l'ha detto lui, è un po' una cosa che campa dove deve campare. Così come campano i vari stupidi che tirano fuori i sedicenti natural. Helms ha detto che, Noè ha detto che, di conseguenza bisogna provarla sulla pelle. Monofrequenza, classico petto e tricipite, non bicipite. Pensi che fino a 10 anni fa, 15 anni fa, no, 10 anni fa anche, c'era petto bice, perché c'è quelli che piacevano. Ma in realtà tu stai già stancando questo, finisci di andare a rompere i coglioni, no? Così l'hai massacrato una volta e mezza. Le persone che ho visto io fare cedimento non sono veramente poche, nel senso che quando il potenziale è stato asciugato tutto, ma tutto come deve essere asciugato, che non ce n'è più, devi starti fermo una settimana. Poi, nei primi momenti in cui il ragazzino, 17, 18 anni, è bello pieno e vuole fare un allenamento A, B, spazio C, ancora A, che ha una monofrequenza con un muscolo ripetuto 2 volte perché c'hai voglia di, vuoi martellare, sei carente, ok. A posto, però dopo un po' la prendi quando giustamente comincia a mettere qualche anno in più di esperienza, il corpo comincia a dire sì, ok, l'ho già capita questa qua, adesso non ti posso dare più il risultato di prima, mi fermo. Si torna alla cara vecchia monofrequenza, si cambiano intanto gli esercizi e quello è il treno che devi, sulla quale devi salire. Multifrequenza, martellandolo e massacrando, non l'ho mai vista. L'ho vista nei culturisti che possono fare quel cazzo che vogliono per via delle sostanze. Che dire di più? Siamo più o meno sugli stessi concetti. Ok?